Amore, speriamo la primavera. Che dici, carissimo Piero? Sì, Com'è insomma bell'aria la tua fresca. sensazione? Ti piace stare così a tu per tu con Punto Zero, più Sì, da vicino? bello. Cosa Bella provi in questo giornatina. No, momento? no, sono molto entusiasta. Ah, che bello! Ti piacerebbe parlare con me di questa stella nascente, Sì, Michael dai, facciamo un Berti? Che po' di dici? Un inciucio. po' di inciucio, Un come po' l'hai di promesso, inciucio. io fare due inciuce con te, poi curioso di sentire un po' da vicino, insomma, di cosa si può parlare, in che modo si fa. Rimane il fatto che Michael Berti, che non l'ha conosciuto nella casa del grande fratello, si è Sono fatto. Michael? Mi Sì. fai Michael, dai. Ci piace. Ci Mi piaceva sempre questo fatto. Ci piace. Intanto la piace. cosa è certa che questo qui finalmente ha trovato il coraggio di dire ad alta voce, ma poi non poteva essere altrimenti, che vuole diventare femmina. Ah, Ah. avanza. E invece tu hai detto che non sei d'accordo con questa sua dichiarazione Ma perché no, io poteva penso. Sì, ma restare infatti se è felice della sua sessualità va bene, però tale. No, lui non è cambia. felice, altrimenti non diceva di voler cambiare, capito? Ha trovato il Vuole fare coraggio di la dirlo anche. svolta. Vuole La dare una svolta, svolta, evidentemente è certo. stufo di tenere qualcosa lì che non gli si addice, vuole dare No, un ma taglio netto. la notizia simpatica è che lui ha dichiarato a Chiambretti Night che è ancora vergine. Questo è quello che Questa è ti ha fatto simpatica, sorridere eh? di più. Sì, questa è Ma chissà, simpatica. insomma, se nella zona alta del corpo, quale zona, non si sa. Una cosa, meglio fermarci qua. La cosa strana è che poi non ci sembra poi neanche tanto tanto strana, che lui preferisse giocare con queste bambole. Tu invece da piccolo, sei una persona normale, con cosa giocavi? Con le No, macchinine? con le bambole. Ah, Però con le spogliavo. le spogliavi, volevi fare il dottorino. E la cosa particolare è che mi dicevi che facevi collezione di farfalle. Sì. Ma farfalle, Sì, farfalle? c'ho a casa c'ho una bacheca di farfalle. Venivano amici tutti normali a curiosare nella tua mega collezione di farfalle o solo ragazzine con la speranza di darle vita? Ma sai, quella era l'età dell'esplorazione, quindi. Ah, ecco, furbetto. Insomma, la cosa ci fa piacere, solo questa nota volevamo riportare, che dopo questa partecipazione al Grande Fratello e tutto si è smascherato, e poi le varie interviste nei vari programmi di spicco, ha fatto sì che prendesse coraggio a dire davvero ad alta voce voglio diventare femmina, e la cosa ci fa piacere. Adesso non si deve più vergognare di giocare con le bambole, caro No, Piero. no, finalmente Adesso può. può fare la femmina bambola a Ha tutti gli trovato la, ma se effetti. trova la sua dimensione, sta Ma bene. l'importante è, ecco, trovare la propria dimensione, gay o non gay, l'importante è avere qualcosa da dire e da raccontare. Noi siamo con i più deboli, voi che facciamo radio non possiamo inimicarci nessuno, ma viva i gay, lo vogliamo dire stamattina. Sta bene.